Ben ritrovati ragazzi sul canale di Gelloz, terzo episodio della nostra serie in cui vediamo cosa succede se mettiamo gli orsi spaziali contro i sintetici e ottomani e papa pompatissimi. Allora, in questo episodio volevo, prima di andare avanti a velocità 5, fare un check generale della situazione. Loro stanno guadagnando 32 e hanno un sacco di manpower, quindi direi che non hanno assolutamente bisogno d'aiuto. Vediamo invece come stanno gli altri. Tu sei Tag JMN. Tu stai guadagnando un pochino di meno e hai finito il manpower. Allora, sapete cosa possiamo fare? Dargli una piccola botta. Cash e manpower, si scrive manpower. Ok, voi non avete visto niente, vero? Torniamo a fare una nazione che mi manda poche notifiche, quindi sempre loro che sono i più isolati di tutti. Tag Terra. Anzi, facciamo una cosa. Andiamo a vedere come stanno anche gli altri. Allora, il Papa ha finito il manpower. È sotto di un bel po', però adesso è in guerra, quindi finita la guerra magari li pompiamo, se no adesso diventa troppo semplice. E invece penso proprio che gli ottomani stiano da Dio. Sì, gli ottomani sono assolutamente incredibili. In questo momento sono overpower, potrebbero battere i sintetici con alleati con gli orsi senza il minimo problema. Quindi noi mettiamoci Tag Terra e poi facciamo Observe. Quindi io torno a essere una nazione fantasma minuscola e vediamo un po' cosa succede. Via! Allora, ci sono delle guerre interessanti da questa parte. Adesso ho pompato un po' gli orsi perché voglio che ci sia una bella battaglia qua. Soprattutto il Papa ha pochissime speranze. Gli stanno occupando completamente Liberia, vedo. Quindi Liberia è già diventata completamente dei sintetici, anche se Castiglia ci sta per abbandonare. Si è buggato un po' tutto, non mi dice più che guerre sono, quindi dobbiamo per forza usare sempre la mappa questa. Non funziona più quella diplomatica. Ah, hanno fatto pace. E hanno conquistato una provincia. E anche il Papa ha fatto pace con i sintetici. Quindi i sintetici sono arrivati a confinare con la Castiglia, con la Francia che confinavano già, ma hanno allargato i loro confini. E hanno preso addirittura Milano. Attenzione, ragazzi. Milano che è diventata di Development 3. Come tutto quello che viene conquistato. Vediamo un po'. Ah, attenzione, questo non lo sapevo. Cioè, loro cosa fanno, ovviamente, come vi avevo detto? Distruggono tutto? Tranne la nazione dove partono, probabilmente, che però faceva già abbastanza pietà. E tutto viene azzerato a Development 3. Infatti, vedete che è tutto rosso uguale. Quindi i sintetici sono grossi, ma hanno il drawback che, insomma, adesso conquistano l'Europa, ma la stanno anche azzerando, quindi in realtà conquistare la Cina per gli orsi sarà una questione, cioè, porterà molti più soldi. Con chi sei in guerra ancora, amico? Purtroppo, forse perché stiamo andando troppo veloci, si è buggato tutto. Qua non so perché stai continuando a fare suoni, ma non. Con chi sei in guerra? Non me lo dice. Ok. Questo è occupato da Kazak. Tanto è strano che gli ottomani non stiano davvero facendo nulla. Scusate, ma tu cosa mi consideri? Ancora quello lì. Cos'è che stai facendo che continui a mandarmi notifiche? Eh? Cos'è che stai facendo? Boh. Sentite questi suoni. Teoricamente sono di quella nazione lì. Questa è la situazione indiana. Facciamo un po' uno zoom. I Ming sono pieni di ribelli e hanno pochissime truppe, quindi mi aspetto un'esplosione dei Ming fra poco. Non dovrebbero riuscire a tenere testa a questi ribelli qua. Beh, in realtà sì, li hanno appena eliminati, quindi può essere che la situazione migliori drasticamente. Qua purtroppo non mi fa vedere più nulla, adesso magari ricarico la partita. Allora, tu intanto hai dei ribelli in casa? E sei in guerra. Ok, abbiamo trovato con chi è in guerra. Con Delhi. Quindi ragazzi, gli orsi stanno entrando da quella parte. Mentre tu eri dichiarato guerra probabilmente all'Inghilterra. Quindi
Esatto. Siete di Bavarian Imperialist in War. La Bavaria, però, ragazzi miei, mi sa che non c'è più di già. Quindi i difensori della Bavaria stanno. Ragazzi, però, Milano contro di Dev fa abbastanza paura. I difensori della Bavaria stanno cercando di difendere loro stessi adesso. Guardate i sintetici che scendono in Italia. Attenzione. No, l'attack di vantaggio inizia a non essere più sufficiente. Attack 10 contro attack 13. Quindi potrebbe finire male. Però li hanno ricacciati, eh? Li hanno ricacciati. Qua devono assolutamente riuscire a fare uno sbarco. Mentre guardiamo cosa sta succedendo nelle Americhe. Allora, gli inglesi finalmente sono arrivati qua nei Caraibi, però è tardi, è 526. Cos'è successo agli altri? Questo qua è il Portogallo. Ok. Castiglio che è mezza distrutta, però si sono concentrati tanto sulle Three Companies qua in America. Non vorrei che adesso abbiano un focus decisamente più legato alle Three Companies e meno a colonizzare. Cosa che storicamente non è accaduta, cioè tranne i portoghesi gli altri sono nati prima tutti in America. Allora, vediamo un po'. Attenzione che se recuperano Milano, dove c'è il forte? No, non sono scesi. Non sono scesi. Tanto qua non sono ancora riusciti a sbarcare, ma mancherà davvero poco, eh. Devo ricaricare perché i Toltipi non mi dicono più nulla. Però c'è un'altra guerra. Intanto Delhi è stata mangiucchiata parecchio, davvero parecchio. Vediamo un po' qua come l'aggressive expansion in India. Ajanpura 44, Afghanistan 44. Quindi Delhi 51 ovviamente alla tregua. Quindi di lì è vicino ad avere una coalizione. Mentre per quanto riguarda qua, spero che sia il momento di Pechino. Perché mentre i sintetici non fanno pace, ma portano tutto a Dev 3, loro invece tengono il development. Quindi pian pianino dovrebbe esserci un ribaltamento di fronte. Quindi vuol dire che questi 1368, ragazzi, sono dovuti solo ed esclusivamente a territori che hanno 3 di Dev. Quindi ne hanno davvero tanti. Vediamo un po' la mappa religiosa. Loro sono teoricamente sunniti, quindi stanno convertendo qua. Forse mi arrivano i suoni delle conversioni loro. Quindi i sunniti stanno conquistando tutto. Pensate che volevo farli partire in Giappone, quindi avrebbero avuto la religione shintoista, che dal punto di vista militare all'inizio è di sicuro una delle più potenti. Poi invece stanno convertendo tutto alla religione animista. Oh, è nato Miao. Ok, iniziano a esplodere i Ming. Iniziano a esplodere i Ming. Tu sei ancora in guerra col Papa? No. Ora siamo in guerra con la Castiglia. Attenzione, quindi potremmo non vedere proprio più colonie spagnole. Ci sono anche gli inglesi in guerra con la Castiglia. Inglesi, cioè, però dovreste stare dalla parte dell'umanità, non dalla parte dei robot. Cioè, opportunisti del cavolo. Avete capito? Che stanno dalla parte dei robot. Beh, adesso c'è l'inglese che mette solo dislike e che sarà triggerato. Allora, tanto però, per fortuna gli inglesi sono gli unici che vanno anche nel nuovo mondo, c'è da dire questo. No, ok, i portoghesi si stanno un attimino riprendendo, ma la Castiglia non ci sarà più. E mi aspetto che appena finiscano le tregue, che non hanno in questo momento, vanno solo con gli inglesi, i sintetici attaccheranno pure gli altri. Sono ancora a tech 10. Iniziano già ad avere tech 11 però. Qua invece da questa parte tech 10, quindi a livello di tech sono stati raggiunti. Qua sono riusciti a prendere la tech 10. Sì, ma ragazzo mio, devi conquistare Pechino, cioè basta. Continui a prendere i territori che non servono. E purtroppo i ribelli separatisti di Ming sono arrivati da te invece che da loro. Attenzione ragazzi, gli orsi hanno capito che per conquistare questa zona del mondo è necessario diventare il proprietario del mandato. Questo però potrebbe essere in realtà la loro fine, perché non riusciranno mai ad avere il mandato positivo, o forse sì, chi lo sa. Se riusciranno a sistemare il mandato diventeranno molto forti, se invece, come vedo ora, non sta andando bene, andrà molto male. Per fortuna non confinano ancora con nazioni grandi, ma non hanno molti tributari.
Credo abbiano solo Kazak da questa mappa. Vediamo, però sono ancora in guerra con Ming in questo momento. La guerra è per la conquista di Axi, Aixi, come cacchio si dice. Molto bene, i sintetici hanno conquistato completamente la Spagna, radendo al suolo tutto, infatti è tutto Development 3, come Milano. Ecco, vedete che l'unica zona potente che hanno loro è la loro capitale, dove hanno costruito dove è atterrata l'astronave sintetica, insomma. Qua non sta accadendo ancora nulla, però hanno tante truppe adesso, quindi non so se... Forse dovrei dargli un paio di tech a quelli lì, così hanno un imperialismo e si iniziano a muovere in giro. Lo facciamo? Dai. Allora, tag. Facciamo così. Tech 2, così gli diamo 2 tech. Guardate quanti punti hanno lì. Ok, adesso avete l'imperialismo, quindi vediamo un po' cosa succede. Teoricamente con l'imperialismo potrebbero iniziare a picchiare qualcuno. Anche loro hanno l'imperialismo, quindi potrebbero menarsi vicenda, ma l'IA non ha di solito interesse ad attaccare nazioni dove non può. Cioè, potrebbero conquistarsi, almeno i sintetici, a vicenda, perché i sintetici non hanno bisogno di far pace, ma di per sé l'AI di solito non dichiara guerra in questo modo, a meno che non sono nell'ultima età e non hanno Unrestricted Core, ma comunque accade molto poco, quindi chissà cosa ne verrà fuori. Mi aspetto la conquista di Pechino a breve. Comunque è bello, dai, sono scritti sulla mappa entrambi grossi. Sono scritti sulla mappa entrambi grossi. Adesso, finito questo episodio, ricarico la partita perché secondo me c'è qualche bug che non mi fa vedere l'interfaccia o semplicemente il gioco sta costando troppo al mio processore. Adesso ho visto un drop a 4 fps, ora siamo tornati a 28, che dovrebbe essere abbastanza stabile. Immagino tu sia in guerra ancora con... Ok, c'è... Aspettate, mettiamo in pausa perché voglio godermela questa. Il Papa con gli ottomani. I sintetici con delle puzzette, ok. No, perché se era Papa e Ottomani contro i sintetici sarebbe stato interessante. Il Papa, tra l'altro, è sceso mentre lui inizia ad avvicinarsi davvero tanto, perché appunto tutti i suoi territori vengono razziati a 0, cioè a 3, che è lo 0 del gioco, mentre gli orsi non hanno questo malus, quindi in realtà hanno 1000 di development e ancora poco potrebbero raggiungerli. Gli ottomani sono ancora in cima al mondo, ma ripeto, hanno solo una tech di vantaggio adesso. Quindi ci sarà da divertirsi. Quindi ottomani, Ming ovviamente non ho voluto potenziare i Ming perché se no sarebbero stati inamovibili per 100 anni. Intanto siamo arrivati quasi a 100 anni dall'inizio del gioco, effettivamente. Noto che ancora non hai attaccato su di là. Tanto hai solo problemi, hai solo tregue con Castiglia e poi Wernerzato di qua. Quindi teoricamente Danimarca e Svezia dovrebbero saltare, a meno che non abbiano messo degli hardcode. Qua invece dobbiamo stare attenti, eh? Perché col mandato a zero, caro mio, ti sei messo in una situazione critica. In cui non so cosa potrebbe cadere. Vediamo un po'. Mi serve la mappa diplomatica. Ma tu sembra che non abbia perso territori. Però si è messo abbastanza male. Intanto la Transoxiana che non può far nulla perché è warnizzata sia dagli orsi che dai robot. Cioè hanno capito che il vero nemico dell'invasione spaziale è la Transoxiana. Che comunque se ne frega e attacca Uzbek. Eh sì, attenzione perché gli orsi si sono messi in una situazione davvero critica. Innanzitutto non hanno accettato le culture cinesi e quindi hanno meno 30, vabbè. Però confinano con troppi non tributari. Quindi
Quindi potremmo vedere un'esplosione degli orsi che stanno, vedo, perdendo territori. Quindi forse è stata una brutta mossa da parte loro cercare di diventare imperatore cinese. Purtroppo sia l'impero cinese che questo, che tra l'altro vedo che stanno ancora votando l'Austria, in realtà sono meccaniche che sono delle catene più che altro, direi così. Cioè, anche l'AI che le utilizza non riesce a espandersi tanto. Avete visto nella partita col Vinland che senza l'impero l'Austria aveva conquistato dall'Anatolia fino all'Olanda, cioè tutta questa parte. Con l'impero non l'avrebbe ovviamente mai fatto. Stranamente nessuna guerra qui, neppure qua, neppure qua. Non si capisce il Papa e gli Ottomani che guerra abbiano fatto, forse qualche conquista qua di Rashid. Tanto non vedo l'ora di vedere lo scontro tra sintetici e ottomani. Vediamo un po' qua come siamo messi. La disciplina ci sono. Attenzione, gli orsi non sono più in cima alla classifica. Il Papa 110. Dove sono finiti gli orsi? Ragazzi, gli orsi hanno fatto una cavolata a diventare imperatori cinesi che la metà basta. Invece guardiamo i numeri al di là della qualità. Li stanno quasi raggiungendo, però gli ottomani sono a 383. Sto giocando a difficoltà normal o hard, non ne ho la minima idea. Comunque sembra che questi siano i numeri normali. Il Papa è ancora qui. Ha davvero forse limite questo? No, c'è qualcosa che non quadra, non mi fa vedere tutte le nazioni, quindi non so quanto forse limite abbiano loro in questo momento. Devo ricaricare la partita, lo facciamo alla fine di questo episodio. Comunque stanno cadendo in pezzi, eh. Stanno davvero cadendo in pezzi. Io ho dato anche un po' di manpower, ma questa è stata la vostra fine, ragazzi. Questa è stata la vostra fine. Infatti, state scendendo in maniera verticale. Tutto quello che avete conquistato se ne sta per andare. I sintetici sono ancora lì, eh. Vediamo se con l'imperialismo avete fatto qualcosa di bello. No, eh. Colonizzare niente. Questo? Questo sei tu. Ok, almeno quello. Stanno costruendo tutto. Questo almeno è positivo. I sintetici si sono fermati anche loro. Non so se manca il manpower in questo momento o probabilmente sono in tregua. Vediamo un po' la mappa delle tregue. Non è vero, non hanno alcuna tregua, quindi sono improvvisamente si sono calmati. Vediamo un po' cosa succede. O stanno aspettando, o sono guarnizzati dagli ottomani. No, non li possono più guarnizzare gli ottomani, che sono in guerra con l'Afghanistan. Perché gli ottomani sono alleati dei timuridi, probabilmente. Esatto. E di Bengala. Tanto qua gli orsi se la stanno vedendo davvero brutta. Droppalo sto mandato che non ti serve a niente. Dovresti distruggerlo l'impero cinese, non voler diventare l'imperatore. Cioè, difficile per un player, figuratevi per l'AI. Comunque, vediamo un po'. Non so perché i sintetici. Ok, adesso hanno dichiarato guerra. Mi stavo preoccupando, ho detto adesso non fanno più guerra con nessuno. Godiamoci la caduta dell'Europa occidentale. Ok, magari no, magari la Francia è in grado di tenergli testa. Dubito. Ma è possibile. Considerate che i sintetici hanno un impero gigante, quindi magari hanno le truppe in Russia e devono portarle sul fronte. La guerra di chi è? È una guerra imperialistica, quindi sono i sintetici che hanno attaccato. Qua in Iberia hanno poche truppe. Ma sembra che quelle poche truppe riescano in qualche modo a tenere a bada tutto. Anche tu sei alleato con la Francia, probabilmente. Sì, e col portapollo. Tu non sei più difensore della fede, probabilmente. Tech 13, ragazzi. I sintetici sono a pari con gli ottomani, che potrebbero diventare Tech 14 prima di loro ovviamente, ma adesso non c'è più il vantaggio che ho voluto dare all'inizio agli ottomani e al Papa.
Papa che comunque li ha prese. Ottomani non sono ancora entrati in guerra invece con i sintetici. Chissà cosa sta accadendo di qua, ragazzi. Penso che sia la fine degli orsi, come se li ricordavamo, perché non riusciranno mai a uscire da questo impasse. È impossibile. Non sono più... Ok, è finito il disastro del fatto che non sono di cultura cinese, ma non hanno abbastanza tributari. Quindi sono bloccati in questo loop infinito, purtroppo. Quindi i sintetici non si sono fatti invischiare con nella politica terrestre, e questo gli ha dato un grandissimo vantaggio, come vedete, anche se ovviamente da parte loro l'unico desiderio è quello di portare tutta la terra a Dev 3 per poi ricostruirla secondo la loro logica superiore, con città a caso nella steppa con 39 di Dev. Quindi godiamoci questa guerra e poi terminiamo qui l'episodio. Portogallo e Francia potrebbero salutarci, o perlomeno il Portogallo da questa parte, magari arrivano anche in America, chi lo sa. Forse loro sono gli unici che possono fermarli. Tech 23, 23, 23, 23. E sì, è la loro meccanica che devono continuare a rilasciare i vassalli. Fatta quella, di sicuro riuniranno tutto. Però la Francia, ragazzi, non è riuscita a scappare nelle Americhe nel frattempo, e quindi ci saluta. Andiamo alle ultime battaglie. Non ce n'è. È assolutamente impossibile per loro resistere. Anche il Portogallo sta per cadere. Però sta per cadere secondo... per cambiare re, non per per difendersi. Ecco qua che le truppe portoghesi sono state battute, annichilite. Attenzione che la Francia esiste ancora da qualche parte. Aha! Sì, peccato che l'unico loro posto potrebbe essere attaccato dai ribelli, quindi questo porterebbe alla fine della Francia. Vediamo un po'. 14, 7. Anche il Portogallo lì non esiste più. Ovviamente i sintetici non hanno alcuna intenzione di far pace, ma vediamo se è finita, cioè se vinta questo assedio la Francia esisterà ancora. Teoricamente non lo so, perché è in guerra, non so se può arrendersi ribelle durante la guerra. Però la situazione francese è questa. Ci sono i monarchi francesi scappati in Africa, assediati dai ribelli africani. Dai, ci salutiamo qua, ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Adesso ricarico la partita per togliere qualche piccolo buggettino che sto vedendo dell'interfaccia, più che altro. E purtroppo gli orsi si stavano preparando a un futuro glorioso, ma hanno fatto una scelta che non li ripagherà mai: diventare imperatori della Cina è la loro fine. Quindi adesso voglio proprio godermi i sintetici contro ottomani, magari nel prossimo episodio. Ci salutiamo qua, ci vediamo alla prossima. GG a tutti.